Fan in allerta per le condizioni di salute di Davide Donadei a seguito dell'annuncio che l'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso nella sua pagina Instagram. A rompere il successo su quanto successo è stata proprio la compagna Chiara Rabbi. Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno vissuto dei momenti davvero molto importanti durante la messa in onda del programma di Uomini e Donne, qui dove la coppia ha visto coronare il loro sogno d'amore lasciando insieme il dating show e concentrando se stessi sulla carriera lavorativa. Nel corso dei mesi, infatti, la giovane coppia è stata molto impegnata sulla realizzazione di vari progetti che li ha visti come assoluti protagonisti anche in campo social. Ma lasciare di sasso i fan è l'annuncio fatto dalla Rabbi come portavoce di Davide Donadei. L'ex tronista quindi, sta attraversando davvero un momento difficile e la sua decisione sembra essere assolutamente irreversibile. Davide Donadei dopo Uomini e Donne, come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Davide Donadei dopo la partecipazione a Uomini e Donne ha visto crescere notevolmente il suo successo mettendosi così in gioco in nuovi progetti al fianco della fidanzata Chiara Rabbi. Nonostante il successo riscosso dalla coppia anche sui social, qualcosa ha costretto Davide Donadei a prendere le distanze dal proprio lavoro. Ecco cosa sta succedendo, leggi anche trattino maggiore, leggi anche trattino maggiore l'annuncio shock di Chiara Rabbi, momento di crisi nella vita di Davide Donadei che ha deciso di prendersi una pausa dalla carriera e dagli impegni lavorativi, così come ha annunciato Chiara Rabbi attraverso la pagina Instagram dell'ex tronista. Nel messaggio in question scritto da Chiara Rabbi, infatti, è possibile leggere: volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social. La verità è che un pochino siamo stanchi perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi, non è stato dato che ultimamente bene, ha bisogno di riprendersi in serenità. Infine, ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo domanda e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena potrà.